Si è appena costituito al COC di Teramo un tavolo istituzionale di coordinamento al quale siedono Prefettura, ASL e Istituto Zooprofilattico per fronteggiare l'emergenza veterinaria ed agricola. Dopo l'incredibile ondata di maltempo che ha investito l'Abruzzo e in particolare la provincia di Teramo, sono migliaia gli animali che sono morti a causa della fame, del freddo, dopo il crollo di tante stalle. Quelli che restano devono essere raggiunti al più presto con qualsiasi mezzo per essere sfamati. La situazione è drammatica. Serve un coordinamento forte, serio, per affrontare questa grande emergenza della zootecnia, cioè agricoltura e veterinaria. L'agricoltura è il settore che sta pagando di più questa emergenza neve, sisma e mancanza di corrente elettrica. Abbiamo costituito un tavolo d'emergenza a livello regionale insieme alle ASL, insieme al Corpo Forestale dello Stato e una serie di altri portatori di interesse circa il mondo agricolo e in particolar modo il mondo zootecnico. Abbiamo costituito un punto unico di raccolta dei dati e delle segnalazioni affidato all'Istituto Zooprofilattico che governerà questo processo a livello regionale e il tavolo è presieduto dal Corpo Forestale dello Stato. Si può dire quanti animali sono morti? Sicuramente migliaia, non solo in provincia di Teramo ma anche a livello regionale. Ci sono centinaia di aziende che hanno difficoltà ma purtroppo hanno anche difficoltà di comunicare le loro condizioni e quindi non abbiamo ad oggi una mappatura completa dell'emergenza nella nostra regione. E poi c'è questa iniziativa Adotta una Stalla. Sì, abbiamo lanciato questa iniziativa e proprio questa mattina 100 bovini della provincia dell'Aquila saranno ricoverati presso una struttura in collina sempre nella nostra regione. Adotta una Stalla consentirà a tanti allevatori di fare solidarietà verso altri allevatori che hanno necessità e quindi faccio un invito, un appello ai tanti proprietari di stalle libere che possono ospitare gli allevamenti di stalle in difficoltà o crollate a seguito di questa emergenza. E intanto state raccogliendo anche i viveri per gli animali. Inoltre abbiamo attivato un punto di ammasse di raccolta di alimenti per animali qui presso la Protezione Civile di Teramo affinché grazie alle granaglie, al fieno e ai tanti alimenti che tanti altri possono donare per cercare di alleviare le sofferenze degli allevatori in difficoltà.